Potrebbe arrivare entro un mese la risposta all'interrogazione che qualche giorno fa Daniela Torto, deputata del Movimento 5 Stelle e capogruppo della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, ha inoltrato a Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo quali iniziative avrebbe inteso assumere per evitare le 21 perforazioni in profondità del Gran Sasso per intercettare la risorsa idrica sotto il massiccio abruzzese. Il progetto di captazione delle acque è al centro della procedura di VIA, la valutazione di incidenza ambientale, avviata lo scorso 12 agosto dal commissario straordinario per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. L'interrogazione, presentata dalla deputata Torto, proverà a dissuadere il ministro da quello che la pentastellata definisce un ulteriore scempio ambientale e sociale per l'Abruzzo. La questione delle 21 perforazioni in profondità sul massiccio del Gran Sasso è stata attenzionata immediatamente dalla nostra consigliera comunale di Roseto, Rosaria Ciancaglione, che ha esposto le sue perplessità tramite osservazioni presentate alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Dopodiché, insieme, abbiamo deciso di formulare un'interrogazione parlamentare al Ministro dell'Ambiente. Perché? Perché noi riteniamo, indipendentemente dalle polemiche che Marsiglia ormai sente di subire quotidianamente nella sua veste di Presidente di Regione Abruzzo, riteniamo che il governo debba sapere, debba essere a conoscenza di una volontà che tra l'altro potrebbe costituire una violazione dell'articolo 11 della legge 394 del 1991, secondo la quale sono vietate nuove captazioni di acqua in questi termini e unitamente alla normativa dell'ente parco è vietata qualsiasi alterazione del regime idrodinamico del Gran Sasso. Inoltre, agendo in questo modo si potrebbero verificare disagi in termini di mobilità limitata, e lo sappiamo, gravi danni ambientali, ed è quello che ci preoccupa, e non possiamo escludere a questo punto il rischio di danno erariale, motivo per cui coinvolgeremo anche il ministro Giorgetti. Nel frattempo l'ente parco ha emesso il suo parere favorevole con ben 16 prescrizioni che andranno rispettate fino all'ultima, e vedremo se questo avverrà. Perché se tali perforazioni verranno effettuate, allora toccherà a noi monitorare attentamente sia la tutela del nostro territorio sia il rispetto della normativa, perché saranno i fatti a stabilire se ci sono o no pericoli per il nostro ambiente. Ci auguriamo che il tempo non debba dimostrare l'inadeguatezza di scelte politiche avventate, perché in caso contrario ne pagheremo le conseguenze tutti noi, soprattutto le nostre risorse naturali che sono già sotto costante minaccia e attacco del governo regionale abruzzese.